Patti Pravo, nome d'arte di Nicoletta Strambelli, è una delle cantanti più iconiche della musica italiana. Nata a Venezia nel 1948, ha vissuto un'infanzia serena, circondata dalla bellezza della sua città. Fin da giovane, Patti ha mostrato un grande talento per la musica e una personalità carismatica. Il suo debutto è avvenuto negli anni 60, quando ha iniziato a cantare nel famoso locale romano Piper Club. È proprio lì che ha preso il soprannome di «ragazza del Piper». Il suo stile unico e la sua voce affascinante hanno catturato subito l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Una delle sue canzoni più celebri è «La bambola», uscita nel 1968. Questo brano ha avuto un enorme successo e ha fatto di Patti Pravo una star in tutta Italia. Negli anni successivi, ha continuato a pubblicare molti altri successi come «Pazza idea» e «Pensiero stupendo», che sono diventati classici della musica italiana. Patti Pravo non è solo una cantante, ma anche una vera e propria icona di stile. Ha sempre amato sperimentare con il suo look, cambiando spesso taglio e colore di capelli, vestendosi in modo originale e sempre alla moda. Il suo stile ribelle e sofisticato l'ha resa un punto di riferimento per molte generazioni di fan. Una curiosità su Patti Pravo è che ha vissuto per un periodo a Londra e a New York, dove ha avuto modo di collaborare con artisti internazionali. Ha sempre cercato di esplorare nuovi orizzonti musicali e di mantenere viva la sua creatività. Oltre alla musica, Patti ha una grande passione per l'arte e la letteratura. È una donna curiosa, che ama scoprire nuove culture e idee. La sua carriera è stata lunga e piena di successi, e ancora oggi, Patti Pravo continua a essere una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Patti Pravo, nome d'arte di Nicoletta Strambelli, è una delle cantanti più iconiche della musica italiana. Nata a Venezia nel 1948, ha vissuto un'infanzia serena, circondata dalla bellezza della sua città. Fin da giovane, Patti ha mostrato un grande talento per la musica e una personalità carismatica. Il suo debutto è avvenuto negli anni 60, quando ha iniziato a cantare nel famoso locale romano Piper Club. È proprio lì che ha preso il soprannome di «ragazza del Piper». Il suo stile unico e la sua voce affascinante hanno catturato subito l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Una delle sue canzoni più celebri è «La bambola», uscita nel 1968. Questo brano ha avuto un enorme successo e ha fatto di Patti Pravo una star in tutta Italia. Negli anni successivi, ha continuato a pubblicare molti altri successi come «Pazza idea» e «Pensiero stupendo», che sono diventati classici della musica italiana. Patti Pravo non è solo una cantante, ma anche una vera e propria icona di stile. Ha sempre amato sperimentare con il suo look, cambiando spesso taglio e colore di capelli, vestendosi in modo originale e sempre alla moda. Il suo stile ribelle e sofisticato l'ha resa un punto di riferimento per molte generazioni di fan. Una curiosità su Patti Pravo è che ha vissuto per un periodo a Londra e a New York, dove ha avuto modo di collaborare con artisti internazionali. Ha sempre cercato di esplorare nuovi orizzonti musicali e di mantenere viva la sua creatività. Oltre alla musica, Patti ha una grande passione per l'arte e la letteratura. È una donna curiosa, che ama scoprire nuove culture e idee. La sua carriera è stata lunga e piena di successi, e ancora oggi, Patti Pravo continua a essere una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti.